i numeri stanno crescendo sia a livello provinciale che a livello comunale, quindi stiamo attenzionando questa situazione, stiamo chiedendo a tutta la cittadinanza responsabilità, perché in questo momento chiudere una piazza, una via non è la soluzione, ma dobbiamo mantenere il comportamento corretto tutti noi per cercare di arginare l'avanzata del virus. Corre veloce il virus nell'Ascolano, corre così veloce da mandare sotto pressione la risposta degli ospedali provinciali, il Mazzoni di Ascoli e il Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Sotto le 100 torri, anche dopo un comitato in prefettura, il sindaco Fioravanti è pronto ad aumentare i controlli in città, soprattutto in vista del prossimo fine settimana, ma non sarebbero attese ordinanze con ulteriori restrizioni, nonostante si parli di sfumatura tra il giallo delle Marche e l'arancione con cui si è colorato il confinante Abruzzo, dopo l'aggiornamento dei dati sulla pandemia del Ministero della Salute. Noi fortunatamente ancora siamo regioni gialle e questo ci consente almeno di far andare avanti con le attività economiche, seppur molto limitate. Allo stesso tempo dobbiamo alzare la temperatura perché l'emergenza sale e non dobbiamo sottovalutare assolutamente. I posti letto si stanno riducendo per quanto riguarda la cura del Covid, quindi dobbiamo stare attenti, è un momento molto delicato. La mozione approvata nella seduta di lunedì scorso del Consiglio delle Marche mette uno stop formale allo sviluppo dei progetti degli ospedali unici, in particolare quello di Muraglia nel Pesarese, il più avviato. Più indietro invece Macerata ed Ascoli, dove dopo molte discussioni erano state individuate le aree dai sindaci nel Piceno, tra Colli del Tronto e Spinetoli. Circa 6 anni fa già raccoglievo le firme davanti al Mazzoni, coinvolgevo la cittadinanza per dire che la scelta dell'ospedale unico era una scelta sbagliata. Il Covid purtroppo ci ha dato ragione, nel senso che se non avessimo avuto due strutture raccontavamo purtroppo più morti. Si deve lavorare su due strutture, Madonna del Soccorso e il Mazzoni, che siano fatti investimenti su queste strutture e si investa soprattutto sul personale medico e sui macchinari, sulla tecnologia che andrà a fare le cure.